Lei con la sua azienda, la Homer Accarini, rappresenta un'eccellenza nel settore metalmeccanico siciliano e nazionale. Riuscite a ristrutturare treni anche a livello internazionale. Come riuscite a farlo? Come riusciamo a farlo? Riusciamo a farlo con tanto impegno, tanta abnegazione, allocando le risorse che hanno competenze e che, insomma, mi fa piacere dire, la stragrande maggioranza sono siciliani, ma non solo, forniti dalle locali università. Abbiamo un dipartimento di ingegneria, diciamo, che è molto ben strutturato, che consente di fare la differenza fra le nostre aziende e le aziende dei paesi emergenti, dove probabilmente questo know-how non è ancora così sviluppato in termini di capacità ingegneristica del personale che vi lavora. Avete delle commesse internazionali, quali sono quelle più prestigiose? Beh, sono, diciamo che ormai il mercato è tutto internazionale, nel senso che anche l'industria ferroviaria italiana è stata ceduta a delle multinazionali, per cui il mercato ferroviario è un mercato globale. Le più prestigiose, le più importanti in questo momento sono tutto l'arredamento completo dei treni francesi, che si costruiscono nel nord della Francia dalla Bombardier. I treni sempre Bombardier metropolitana di Stoccolma è un'altra importante commessa. Per citare poi gli ultimi italiani, che invece sono i treni regionali appena chiusi, è il Frecciarossa 1000, su cui, insomma, siamo stati presenti con delle forniture anche lì abbastanza importanti. A quante persone è riuscito a dare lavoro? Beh, oggi la nostra azienda viene da un ciclo, noi lavoriamo su commesse, quindi, diciamo, abbiamo un andamento del personale abbastanza ciclico, però gli ultimi anni hanno visto un trend positivo e oggi l'azienda è strutturata su circa 190 addetti in questo momento. Lei poco fa parlava di innovazione e di industria 4.0, quanto è importante per voi l'innovazione nel vostro processo produttivo? Beh, io direi che è fondamentale. Oggi, quando si parla di Homer come azienda metalmeccanica, mi permetto di dire che è una visione fortemente riduttiva, cioè se noi immaginiamo l'industria metalmeccanica di qualche anno fa, non esiste più quell'azienda, quel modo di fare impresa. Oggi le aziende hanno bisogno di fare riferimento a nuove tecnologie, a nuove logiche di produzione che puntano pesantemente a quello che il concetto di azienda 4.0 pone sul tavolo, diciamo, di noi imprese. Cioè non è pensabile competere in giro per il mondo se non si fa riferimento a questa nuova a queste nuove tecnologie, perché sono poi un mix di soluzioni che vengono prese a prestito dall'informatica e da altri campi dell'industria, evidentemente, dell'ingegneria.